Ciao amiche, ciao amici, sono Alessandro Conti e benvenuti e benvenute a questo secondo video riguardo la linguistica acquisizionale applicata al latino e al greco. Bene, oggi parliamo di input. E nella scorsa chiacchierata abbiamo spiegato che cos'è, abbiamo cercato di parlare di che cosa sia l'acquisizione rispetto all'apprendimento e oggi vediamo quello che è l'elemento che universalmente si considera essere il più utile per l'acquisizione, cioè ciò che massimamente conduce all'acquisizione. Lo studio è ancora molto aperto, ci sono tante opinioni, ma tutti gli studiosi di linguistica acquisizionale concordano sul fatto che, a fronte dei tanti elementi che conducono all'acquisizione, l'input è senza dubbio il più importante, il primo. C'è chi sostiene che sia l'unico, come Steven Krashen, ci sono altri che credono che sia utile affiancare a questo input anche altre pratiche, ma nessuno dubita della priorità. La cosa più importante di tutte è appunto che ci sia l'input. Vediamo allora quali sono le caratteristiche di questo input. Dunque si tratta di messaggi che però devono essere, tanto per cominciare, realmente comunicativi. Cosa significa? Significa che chi legge un testo nella lingua target, nella lingua obiettivo, diciamo il latino, deve leggerlo non per imparare il latino, ma deve leggerlo perché quel testo, quell'input è per lui importante, è per lui interessante. Non deve quindi leggere con la finalità linguistica, ma deve leggere come si legge un testo perché interessa. Quindi essenzialmente è fondamentale, è centrale che la comunicazione sia vera. Quindi significa in pratica che il testo che noi proponiamo o la lettura che noi proponiamo debba essere realmente interessante. Sento già le voci di chi si scandalizza perché dice no, sono i ragazzi che devono interessarsi, cosa faccio? Devo travestirmi da Pantera Rosa per rendere interessante il testo, eccetera, eccetera. No, questa è una posizione. Questo è il primo elemento, quindi l'input deve essere una vera comunicazione, cioè deve essere veramente causato e spinto dall'interesse che chi apprende ha nei confronti della lingua, non della lingua, ma del messaggio che è contenuto. Seconda cosa, l'input deve essere caring, cioè deve prendersi cura di chi lo riceve. Questo perché in condizioni di tensione, di paura, di angoscia, di ansia, di paura di una punizione, paura di un insuccesso, minacce, richiami, eccetera, eccetera, l'acquisizione crolla. Cioè nessuno impara quando ha paura. Nessuno e nessuna ragazza e nessun ragazzo imparano quando stanno studiando in una condizione emotivamente difficile. Terza caratteristica, deve essere comprensibile. E comprensibile non significa per sommi capi, ma significa molto comprensibile. Si parla persino di una cifra, ovvero del 95% di lessico e strutture comprensibili. Questo è un sogno, probabilmente, per molti di noi e molte di noi, i quali e le quali hanno sempre a che fare con classi che non capiscono nulla dei testi a cui vengono sottoposte, che devono guardare sul vocabolario anche NAM, anche IGITUR, anche ENIM. E certo che questa cosa va cambiata. Posso dire che ho visto anche funzionare cose con meno di 95%, perché i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono molto motivati e potrebbero anche farcela con qualcosina di meno. Ma, insomma, sotto il 90, l'85, l'80 non andrei. Quindi, un testo interessante, un testo che richiami la lettura, che faccia venire voglia di essere letto, in un contesto essenzialmente favorevole, affettivamente rilassato e con una lingua che sia prevalentemente comprensibile. Ora, l'insegnante che sarà riuscito a creare queste condizioni nella sua classe, ma non un giorno, prevalentemente, avrà fatto tutto quello che poteva, tutto quello che era in sua possibilità, scusate, perché avvenisse l'acquisizione nel modo più naturale, più semplice, più bello, più divertente, più comodo, più duraturo possibile. Le altre cose non sono inutili, cercheremo di parlarne in seguito, ma questa è senza dubbio la più importante. Ciao!